Allora, cosa è successo? La ragazzina si era messa in testa che avevo nascosto il gatto sotto le sottane. Insiste finché mi stanco e alzo le sottane per mostrare che sotto non c'è il gatto rosso. È vero che nel 44 tutti i giornali hanno parlato di papà? Ma io come sono nato? Perché mi sono innamorato di un'attrice? Quando una donna è eccitante non deve nasconderlo. Forse perché tutte le donne che mi piacciono hanno la stessa faccia, tranne mio padre, che ha una voglia di rivedere che non ne posso più. Che fine ha fatto l'uomo che ammazzava i maiali? Andava matto per i rapanelli, come me, che non sono un praticante, però mangio nei piatti del Papa. Come si fa ad essere bambocci fino a questo punto? Ti vai a innamorare di una che vedi solo su un telone. Allora, come lo spieghi che durante il film mi guarda? Anche la luna è bellissima. Venite a vedere, c'è una luna bellissima! Gli uomini sono tutti uguali. Quella sta in campagna, viene giù di rado. Dicono che va a far penitenza in ginocchio sul pavimento della chiesa rotta. Sa cosa si deve far perdonare? Da bambino mi piaceva ammazzare i maiali. Adesso sono stufo di essere innocente. Dio, dammi dei peccati. Altrimenti tutte queste energie che ho, a che cosa servono? Apri la mano, ladro! No. Fai vedere se non hai l'anello. Ma cosa volete da me? Chi vi conosce? Allora, cosa succede qui? Mi ha rubato l'anello. Non è vero. Io non sono uno che ruba gli anelli. Gambe di papà, scendete qua. Gambe di papà, scendete qua. Datemi tutta la forza, perché ripeti, datemi tutta la forza perché voglio possedere con il sesso tutte le ragazze giovani, con la cosa stretta. Sei venuto per fottere e sei fottuto. E col gatto com'è andato a finire? Un conto è vivere le cose, un conto è raccontarle. Non so se ho sognato o se sono svenuto, perché un conto è raccontare le cose, un conto è viverle. Chissà come finirà questa storia.